Coltiva il seme della speranza insieme contro la paura. Con questo slogan Telefono Azzurro torna anche quest'anno con la manifestazione solidale denominata Fiori d'Azzurro, un evento che vuole rappresentare la ripartenza dell'Italia a cominciare dall'infanzia. Questo fine settimana in 1700 piazze d'Italia migliaia di piante fiorite verranno distribuite dai volontari di tante associazioni per raccogliere i fondi necessari a sostenere il piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Infatti, nel nostro paese, l'emergenza sanitaria ha portato a un incremento delle richieste di aiuto da parte dei ragazzi. Le sofferenze e le privazioni che hanno vissuto a causa della pandemia sono state spesso drammatiche, ma Telefono Azzurro è sempre stato in prima linea per dare a tutti un supporto concreto e immediato, anche con linee di ascolto attivate tramite applicazioni e social network. Romina, anche la Proloco di Fano scende in campo. Certamente, anche noi della Proloco non potevamo che non sposare l'iniziativa di Telefono Azzurro per aiutare i bambini in difficoltà. Scenderemo in campo qui, saremo qui in piazza Omiccioli il 24-25 aprile, quindi sabato e domenica, dalle 8 e mezza a 9 della mattina fino a mezzogiorno e 30, dalle 16 alle 19.30. Mi raccomando, aiutateci, aiutiamoci, arrivate numerosi. In che cosa consisterà esattamente l'iniziativa? Allora, noi daremo una piantina, una bellissima piantina colorata a fronte di una donazione, e inoltre ci sarà questo materiale informatico, che saranno due riviste, Azzurro Child e una guida alla cittadinanza digitale, importante anche per l'informazione digitale per i bambini, ragazzi e adolescenti. Inoltre ci sarà un servizio telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero 19696, perché è importante tutelare comunque sempre i bambini che comunque in questo periodo comunque stanno vivendo un momento di grande difficoltà.